sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Al Nereo Rocco di Trieste si affrontano il Lecco di Capitan Giudici e la Triestina di Capitan Ciofani. I giuliani vogliono riscattare un inizio di campionato assai opaco, con una posizione di classifica deficitaria, terzultimo posto per gli alabardati in grande crisi, la squadra di Pavanel. Il Lecco di Luciano Foschi, che vuole confermare di essere uscito finalmente da un periodo di appannamento, seguito invece a una grande striscia positiva con l'arrivo di Foschi in panchina. Vuole ritrovare però il passo anche lontano dalla riga Monticeppi, la squadra blu celeste. Se n'è andato il primo minuto col rinvio di Melgrati. Colpo di testa, poi la palla a Ilari, anticipato da Lollo, l'apertura sinistra per Pinzauti. Pinzauti mette il pallone sul secondo palo, arriva Zuccon che colpisce, può soltanto centrare da quella posizione la figura di Mastrantonio. Non può beffare il giovane centrocampista bluceleste, il portiere dei padroni di casa. Prima occasione per il Lecco, inizia bene, lancio ancora lungo a cercare la spizzata di Lari, poi Pinzauti che non ci pensa due volte, realizza un grandissimo gol. Lorenzo Pinzauti porta avanti i suoi, ma che gemma del 18 in blu celeste. Poi si va sotto lo spicchio, circa un centinaio di tifosi dell'Ecco al seguito della squadra a festeggiare la rete del vantaggio. Rivediamo, palla vagante, grande stop e poi Pinzauti vede messo male in porta Mastrantonio e lo fulmina con un destro prepotente. Bellissima davvero la rete dell'attaccante bluceleste, che si conferma in grande forma. Il giocatore che dopo la squalifica di Eusepi sta dando molto, praticamente giocando come unico riferimento avanzato nel Lecco. Grande gol, sedicesimo, calcio d'angolo, il Lecco ci crede. Il colpo di testa di Zelia che salva tutto. Gori davanti alla porta di Mastrantonio. Altra occasione per il difensore dell'Ecco, Zeliak. 19esimo, si fa vedere la Triestina, colpo di testa e poi Simone Ganz anticipa la difesa bluceleste, non esulta, il gol dell'ex Simone Andrea Ganz. Realizza il gol dell'1-1, rimette in parità la partita, poi va a festeggiare sotto la tribuna, probabilmente con i suoi tifosi. Ganz ha comunque un ottimo rapporto con la piazza lecchese e con la tifoseria, un po' meno con la società, che di fatto non lo ha confermato lo scorso anno nonostante un gran campionato. Qui Ganz fa uno dei suoi gol, perché anticipa la difesa dell'Ecco e in qualche modo ci mette la zampata. Eccolo qui col tocco davanti alla porta, fa passare il pallone in mezzo a una selva di gambe dei difensori blucelesti, realizza il gol del pareggio. 1-1. Tutto da rifare per gli ospiti, padroni di casa che si rimettono in corsa. Mezz'ora. Buona azione di Buso. Poi il cross di Enrici. E c'è la conclusione con la deviazione. Qui grande occasione ancora per il Lecco, con questo destro al volo di Lepore. È l'occasione che si perde però, perché la difesa alabardata allontana il pericolo. Poi il cross dalla destra e non ci arriva Lollo per pochissimo sul cross di Felici. Brivido nell'area bluceleste al 40esimo. Felici nella ripresa scatenato a sinistra. Entra in area, Zeliak non lo tiene. Ci pensa però Melgrati con un bel intervento. Calcio di punizione ancora per la Triestina. E qui in qualche modo salva sulla linea Battistini. Questa è una grandissima chance per il vantaggio della Triestina, ma il difensore dell'Ecco fa buona guardia, ancora una volta si conferma il migliore dei suoi dietro. Poi il cambio che decide la gara, Girelli per Ilari. E allora
La classe 2001 dell'Ecco a portare vivacità, fantasia, corsa ed energia in mezzo al campo. Giudici, c'è l'anticipo, poi arriva sul pallone Zambataro che la rimette subito dentro ed eccolo Girelli con la zampata che dà il vantaggio ai suoi. L'Ecco va sul 2-1, eccolo Girelli, è entrato da poco tempo, va ad esultare con la panchina, con i suoi compagni, con mister Luciano Foschi, col vice Malgrati e con tutti i blu celesti, perché sul cross di Zambataro Girelli anticipa tutti e trova il gol pesantissimo per il vantaggio dell'Ecco, meritato comunque nella ripresa, nonostante la Triestina ci abbia provato. Ecco che però ha controllato bene la gara con maturità. La gioia incontenibile di Stefano Girelli e l'abbraccio con i suoi compagni. L'Ecco va sul 2-1, 70esimo. Lancio lungo, c'è un controllo non eccezionale, allora Pinzauti può chiuderla, ma sfiora soltanto il palo. Questa è una grande occasione per il Lecco per chiudere definitivamente i conti alla 70esimo senza soffrire nel finale. Pinzauti che di più non gli si può chiedere. Davvero una ottima partita la sua, qui sfiora il gol. Gori, alleggerimento questo per Melgrati alla 79esimo. L'Ecco controlla nel finale, la Triestina perde un po' colpi, ci prova ma in maniera un po' confusa. Gori dentro il pallone, confermando anche un po' le difficoltà, soprattutto a livello di manovra, che sta pagando in classifica. Finisce 2-1 col fischio del direttore di gara Marco Monaldi. L'Ecco torna a vincere in trasferta, espugna il Nero Rocco, è secondo in classifica alle spalle del Pordenone.